Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo e in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Rieccoci qua a giocare una nuova partita della carriera allenatore, questa volta in Europa, dove sicuramente andiamo meglio rispetto al campionato. Abbiamo passato il girone come primi e oggi andiamo ad affrontare il Chaves, la squadra famosa con il castello nello stem. Io direi di non fare tantissimo turnover per questa partita perché comunque adesso l'Europa League inizia a diventare concreta, un obiettivo che voglio raggiungere. Mettiamo dentro Rashford a fare l'esterno e io direi di far giocare anche magari Gnuguri al posto di Pellegrini. Ho messo anche Timo al posto di Caldara perché non mi sembra ancora pronto per fare titolare in questa squadra. Che dire, iniziamo? Partiamo? Vamos! Un giorno smetterò di dirlo, Giorgio, ormai me l'hai messo qua, c'ho il tarro in testa, non mi va più via. Bellissimo l'Europa League, tra l'altro è proprio EA Sport, è ufficiale. Le squadre entrano in campo e loro hanno forse la maglia più brutta che abbia mai visto giocare in FIFA. Gnuguri, subito a cercare Belotti che gioca la sua prima partita anche in Europa. Attenzione, ancora dentro a Belotti, lo stop e il tiro! Subito il Gallo che ci prova, pericoloso. Belotti si appoggia così con il tacco, mamma mia che giocata. E adesso Kishina può partire, attenzione perché Rashford taglia. È velocissimo Rashford, la stoppa, è entrato in aria, si guadagna il calcio d'angolo, no perché la palla non esce. Rashford la stoppa e poi la mette in mezzo con un cross di testa. Attenzione, Belotti ancora lui, dentro per Rashford. Rashford chiede l'1-2 proprio Belotti ma sbaglia una palla elementare, Watson. Attenzione perché adesso si rendono pericolosi con questa maglia orrenda, quindi io non posso prendere gol da questa maglia, è scritto nel destino. 12 seconds later. Provano a battere una punizione, uno schema incredibile, la palla che rimane lì, no ti prego Gesù, 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 non puoi, Gesù non puoi farmi prendere questi gol da Rafa con questa maglia, soprattutto in Europa, dove di solito gioco meglio, non voglio fare come il vero Sassuolo che purtroppo è uscito ai gironi, non posso prendere un gol così, ma perché io riesco a prendere gol sempre a difesa schierata? Com'è possibile che i miei difensori non marchino bene? Mai, mai. E siamo sotto, dobbiamo inseguire, anche in Europa, su un calcio di punizione banalissimo. Attenzione perché sono ancora qui, sono ancora pericolosi all'indietro, deviato, calcio d'angolo, fanno la partita loro. Ripartiamo da soli con Donsà, che potrebbe andare in porta così, correndo a vuoto da solo. Donsà, ancora dentro da Belotti, che palla di Donsà per il Gallo Belotti, che è in area, si gira, Belotti, il tiro di Belotti! L'avevo vista dentro. L'avevo vista dentro. Come ha fatto a sbagliarlo? Gallo. Rashford si appoggia molto bene a Kishina con un po' di fantasia. Attenzione perché c'è ancora Marcus Rashford. Dentro per Kishina con il tunnel. Kishina va sul fondo e la mette per Belotti sul secondo palo. Calcio d'angolo. Timo con il fisico recupera un gran pallone. Poi però non riesce a far ripartire l'azione. E allora ci schiacciano. Ci schiacciano loro. Incredibile questa cosa. Incredibile. Timo, ancora, Svukevic, che la mette dentro. Rugani, non puoi sbagliarmi questo intervento, proprio te. Perché mi sembrano quasi addormentati, ragazzi? Cioè, non vanno decisi sul pallone. Kishna, Rashford, che la stoppa molto bene. Adesso Rashford ci aspetta, anche Mimmo Berardi, che si è buttato dentro. Berardi chiede l'1-2 a Gnuguri. Gnuguri vuole servire Berardi, in qualche modo ce la fa. Ancora Berardi in area, Berardi, messo giù. Calcio di rigore, niente, niente, non è rigore questo, clamoroso. Ho fatto dei cambi, ho provato a mettere Berardi dietro Belotti. Niente, adesso loro fanno possesso palla incredibile, vanno sul fondo, crosseranno, metteranno un pallone di merda e faranno gol. Tipo così, guardate, guardate la mia previsione, guardate la mia previsione. No, va là che si è immolato e poi il tiro, la palla che rimpalla e il tiro. Ah, ecco, ecco, ok. Adesso mi riconosco, adesso capisco. Perfetto, è successo esattamente quello che avevo appena detto. Palla di merda, rimpalli, 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 rimpalli e poi doppio tunnel, Rugani e Donnarumma, 2-0. Io non voglio uscire dall'Europa League, ve lo dico ragazzi, è ora di iniziare a giocare a pallone, perché non stiamo giocando a pallone, è da un po' che non giochiamo a pallone, non abbiamo forse mai iniziato. Belotti, ancora lui, Belotti, dentro, da Gnuguri, anzi no, è Donsà, si appoggia a Berardi, ma non è rigore? Ci serve almeno un gol, perché 2-1 è sicuramente diverso da 2-0, quindi ragazzi, propositivi, dobbiamo andare, Donsà, ancora in buona posizione, all'indietro, per Calabria, dentro da Niang, la palla che ritorna a Calabria, e poi Belotti, ancora Belotti, sempre Belotti, in possesso la palla, Belotti, la vuole tenere, la palla che è lì.
Controffensiva? No, attacco totale, perché ve l'ho detto, ci serve un gol. Berardi dentro a Belotti, ancora Belotti che può puntare, ma che palla ha preso questo qua? Don Sa dentro a Berardi che si appoggia a Francesco Magnanelli che vuole andare da Belotti, che chiede l'1-2 Berardi. Berardi adesso in buona posizione da trequartista. Belotti si propone, Belotti è entrato in area, il difensore gliel'ha portata via. Belotti mi piace tanto come giocatore, infatti devo cercare di giocare meno solo con lui perché mi sto lasciando prendere un sacco. Forse è anche questo che non ci sta facendo giocare bene. Però adesso andare a prendere addirittura il 3-0 mi sembra eccessivo. Timo chiede l'1-2, proprio andrà Belotti. Belotti aspetta il rinforzo e arriva Rashford velocissimo. Un cacciabombardiere. Rashford in area, la mette per Timo. La stoppa, il tiro di Timo parato. C'è anche Donnarumma in the box e noi lo serviamo con Berardi dentro. Per Donnarumma, di testa Donnarumma, perché non hai saltato? Perché non ci hai neanche provato? Adesso dobbiamo rimanere qua perché Donnarumma sta tornando in porta, all'indietro da Rugani. Apriamo per Rashford che può fare quello che vuole, va dentro dal gallo Belotti. Belotti, la palla che gli rimane lì, non riesce a riservire Rashford, finisce. Abbiamo perso 2-0, praticamente siamo già fuori dall'Europa League, dopo la prima partita dei sedicesimi. Mamma mia, non so come risollevarla. I ragazzi saranno anche stanchi perché hanno appena giocato in settimana in Europa, quindi bisogna concentrarsi e sperare di riuscire a portare a casa questi tre punti, ma bisogna fare del turnover qua. E per l'occasione devo anche cambiare modulo perché tre attaccanti freschi non ce li abbiamo, quindi giochiamo con un 4-3-3 classico. Widmer va sulla fascia, attenzione perché noi tutte le volte che prendiamo un cross andiamo in difficoltà. Sui calci d'angolo dobbiamo stare non attenti, di più, dobbiamo stare più che attenti. Guardate, guardate, colpiscono sempre gli altri. E per fortuna che abbiamo Marco Piazza, ancora Marco Piazza, sempre Marco Piazza, dentro per Niang, Niang che si gira e va ancora da Piazza, Piazza il tiro! Però, io adesso voglio dire, sarò scarso, ma arrivo davanti alla porta, può zapparmi la palla, questo? Davanti alla porta, vuota, da solo, non marcato? Arriva di prima? Di corsa? Come fa? Politano, libero, si è staccato Politano, è l'uomo più avanzato, può partire in contropiede. Ancora Politano, contro tutta l'Udinese praticamente. Politano, crea superiorità numerica, va dentro da Niang. Marco, devi farti perdonare un errore clamoroso davanti alla porta, Marco, inventami qualcosa. Per Don Sa, il tiro di Don Sa, la paratona di Karnezis. Politano, la porta sul suo mancino magico e poi la mette lì! Timo, deve andare a fare spallate con il portiere. Don Sa con Piazza largo e noi lo serviamo sulla corsa. Marco Piazza che si accentra, ancora Marco Piazza, incrocia perché entra il compagno, la recupera Piazza, vuole andare largo da Mattiello, Fede la stoppa, la mette con il mancino, arriviamo noi di testa, calcio d'angolo. Politano dentro per Don Sa, ancora Don Sa che può puntare l'area di rigore. Don Sa si vuole girare, ancora Don Sa, da Rugani che la stoppa, la mette giù, cade, si fa malissimo. Ecco, ecco, lo sapevo, ecco, lo sapevo, si è rotto Rugani. Mamma mia, si è rotto Rugani, non ci posso credere, la sfiga. Speriamo che non sia niente di grave, speriamo che sia fuori per solo i prossimi 45 minuti. Mattiello, dentro da Niang, che in qualche modo riesce a recuperarla. E poi da Don Sa, ancora Mattiello, dentro da Niang ancora. Niang vuole andare ancora da Mattiello, la palla che rimane qua. Mattiello, la stoppa, la mette in mezzo. Mattiello, andiamo a colpirla. Don Sa è forse l'acquisto migliore che abbia mai fatto. Niang, c'è Politano che si propone. Allora lo serviamo, Politano che taglia dietro la difesa. Ancora Politano. Ancora in area, sempre Politano, con le sue finte, con la suola, dietro, per Magnanelli. Vai in baie, che dribbli tutti con il tuo dribbling asfissiante. Ancora Niang, che ha preso velocità, Niang, mamma mia, ne saltati tutti. Ma che gol hai fatto? Ma basta tenere schiacciato L2 per andare in porta? Lo imparo adesso? Ha praticamente carriera finita? Ma che gol hai fatto, Mbaye? Ma grazie, non riesco neanche a esultare perché sono stupito da questa cosa. Non ci credo neanche io. Li hai saltati tutti. Mbaye, tutti zitti al Friuli. Ma guarda, sembravano birilli, sembravano cinesini. Niang, fenomeno. Facciamo qualche cambio perché poverino Don Sa, ragazzi, ha fatto un partitone e non ce la fa più dentro Nyuguri. E mettiamo anche Belotti per Niang, che nonostante il gol voglio provare a sbloccare anche il gallo. Politano, possiamo andare proprio con lui, anche se è stanco morto. Politano, ancora dentro dal gallo Belotti, che adesso può fare la sua partita. Belotti, ancora in buona posizione. Ancora Belotti, fa piede perno. Belotti, se ne va, il gallo, come Niang! Come Niang! Lo stesso identico gol del gallo Belotti! Adesso io premo sempre solo L2 e vado via con tutti! Ma mamma mia! Il gallo Belotti! Gli ha fatto piede perno! Palla c'è, palla non c'è! Destro, sinistro, entrato in area! Il tiro uguale a Niang! 2-0!
Buca scuffè, tra l'altro. Ciao Simone, come stai? 2-0, il Gallo Belotti, il Gallo Belotti. Possiamo ripartire, c'è una prateria incredibile. È un 2 contro 1 dichiarato. Piazza, ancora lui, c'è Belotti che si candida. Serviamo però Politano, Politano entrato in area, Politano se la mette sul mancino. Ancora Politano che la perde e poi la recupera. E poi dentro, da Pellegrini. E poi fuori, l'abbiamo persa, che brutto contropiede sprecato. Ma finisce qui, 2-0. Prima Niang e poi il Gallo Belotti, che hanno fatto 2 gol uguali. Chi è? Eugenio Corini. Cioè, puoi esultare, mister, non è che abbiamo vinto 2-0, ci serviva questa vittoria, dai. E in questa settimana che viene giochiamo ancora una volta in Europa League. Cazzo, no, Rugani fuori un mese, 4 settimane senza Rugani. Il prossimo episodio sarà decisivo, perché capiremo se andremo avanti in Europa League o se andremo a casa miseramente. Prima però salutiamo l'ultimo like su Instagram come al solito. Passate qui sotto in descrizione tutti i link ai canali ebrei e ai miei social network. L'ultimo like è di Ludovico Pino. Ciao Ludovico, grazie per aver messo mi piace alla foto più bella del mondo, perché ero io tutto bello e sorridente. Ragazzi, spero che il video, nonostante tutto, vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto.